Ciao a tutti, buona domenica. Allora, oggi andremo a realizzare un video in collaborazione con la BB Craft. Nel dettaglio andremo oggi a realizzare il bracciale, però io con lo stesso modulino ho realizzato sia gli orecchini che l'anellino che vi faccio vedere. Ecco, questi sono gli orecchini. I colori magari non si vedono bene. È un lilla, il centrale è una goccina piccolina ed è un color lilla che va a sfumare nei colori del giallo, del viola, del glicine. Poi io ho messo anche queste perline che adesso vi faccio vedere. Poi ho realizzato l'anellino. E con lo stesso modulino oggi andremo a completare il bracciale e poi vi faccio vedere come lo vado ad unire agli altri elementi. Quindi oggi video collaborazione con la BB Craft andremo a realizzare il bracciale Lady che ho così chiamato perché mi richiama uno stile molto elegante, questo stile di bracciale di orecchini. Benissimo, e andiamo ad elencare i materiali. I materiali che ci serviranno intanto sono questi piccoli mezzi cristalli che mi ha fornito la BB Craft. Questo qua è il codice. Noi li andremo a realizzare nel colore ametista, che è questo qua. Vi faccio vedere un attimino. Eccolo qua. La misura è il 2x1, sono proprio piccolini piccolini. Poi metteremo anche sempre dei mezzi cristalli in questo altro colore, adesso me lo metto a fuoco, che è un color salmone. Sì, questi sono dei mezzi cristalli che mi avevano regalato. E questo è il poco poco più grande, il 3x2 invece. Poi ci serviranno queste bellissime gocce, vi faccio vedere intanto il codice, che è questo qua, che è il 10x14, sono proprio piccoline e ci sono 50 pezzi, sono bellissime queste gocce, guardate, vi faccio vedere il colore. Sono veramente belle, sono in vetro, ma vi dico che non hanno niente da invidiare a quelle di Swarovski, quelle Swarovski sono meravigliose. Ne prendiamo una così per completare il bracciale. Poi ancora ci servirà, io sto usando queste perle che mi erano state fornite sempre dalla BB Craft in una precedente collaborazione. Il codice è questo qua e sono una 8 mm e io sto andando a usare il color viola. Poi ci serviranno le 15 zero e le 11 zero che io sto usando nel colore Galvanized Gold. Sì. E poi se realizziamo i bracciali naturalmente ci servirà la chiusura e gli anellini. Invece se fare degli orecchini vi serviranno le monachelle e basta. Penso che il materiale, l'ho detto tutto, poi un ago, il filo. E andiamo subito a iniziare. Mi vado a sistemare l'ago e ci vediamo subito. Allora, rieccoci qua. Dobbiamo mettere sull'ago 2 mezzi cristalli, questi qua piccolini, il 2x1, alternati a 1x11, un mezzo cristallo. E dai, 1x11 e un mezzo cristallo. Allora, solo all'inizio ne dobbiamo mettere 2 mezzi cristalli, poi li dobbiamo alternare. Ora vi dico in totale quanti sono. Allora, sono 2 mezzi cristalli e li dobbiamo alternare con 9 miuchi e
ed 8 mezzi cristalli. Quindi ne mettiamo prima 2 e poi li alterniamo con le Miyuki, che come vi ho detto sono 2, 4, 6, 8, 9. E poi dopo i 2 mezzi cristalli altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mezzi cristalli. E ci vediamo subito dopo. Allora, ragazze, ve li faccio vedere tutti messi in fila così ci capiamo subito. Quindi mettiamo subito 2 mezzi cristalli e poi mettiamo 9, quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Miyuki alternati da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da 8 mezzi cristalli. Quindi prima 2 e poi l'alternanza. Chiudiamo tutto a cerchio e ci vediamo subito dopo. Allora, eccoci qua. Stiamo uscendo, io ho chiuso a cerchio, stiamo uscendo dalla Miyuki 11. Attraversiamo i 2 mezzi cristalli ed usciamo dalla 11.0. Eccolo qua. E naturalmente dove abbiamo messo i 2 mezzi cristalli verrà la punta della goccina. Quindi uscendo dalla 11.0 dobbiamo mettere sul lago 11.15.0 invece. Faccio vedere la prima e poi le altre le fate da sole. Quindi 3, perché sennò il video diventa lunghissimo. 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10 e 11, eccole qua. E che cosa facciamo? Stiamo uscendo da questa 11, saltiamo questa ed entriamo in questa qua ed usciamo sempre dalla 11.0. Allora, quindi ne saltiamo una e entriamo in quella che viene dopo. Ecco così ed usciamo. Dobbiamo andare a formare questi archetti e ne dobbiamo formare 5. Ci vediamo subito dopo. Eccoci qua, io ho finito il mio giro e ho fatto 5 archetti. Adesso stiamo uscendo dalla 11.0, mettimi a fuoco, e dobbiamo entrare nelle prime 6, 15.0 ed usciamo in questa maniera qua. E andiamo a mettere sul lago una 11 ed entriamo nella 15.0 di punta, quindi nella sesta. E questo lo facciamo per tutto il giro perché dobbiamo andare a formare la gabbiolina dove andrà messa la goccina. Quindi la 15.0 centrale. Entriamo ed usciamo e mettiamo un'altra 11.0 per entrare nella 15.0 che ci viene qua centrale. Questo per tutto il giro, mi raccomando. Ora vi faccio vedere come dobbiamo andare a mettere la goccina. Quindi facciamo l'ultimo insieme. Ecco qua. Quindi abbiamo detto che dove ci sono le due e perline mezzi cristalli, questi qua andrà alla punta della goccina, quindi cerchiamo di dare una forma. Prendiamo la goccina, la mettiamo a pancia in giù con la punta rivolta verso i 2 mezzi cristalli e andiamo a stringere tutto il lavoro. Ce lo sistemiamo ben bene, mi raccomando, tirate bene bene, vedete, si va a stringere ben bene e la goccina, vedete, la punta esce proprio dai 2 mezzi cristalli. Adesso io me lo vado a stringere ben bene e ci vediamo subito dopo. Allora, ho passato un paio di volte dietro, faccio vedere adesso come viene, sempre sempre l'ho fatto a fuoco. Ecco, dietro viene così, quindi ho passato ben bene dietro e adesso mi trovo ad uscire da questa 15.0, questa qua. Adesso cosa faccio? Entro nella 11, vediamo se riesco, se non si rompe prima lago, e
nella 15, solo nella prima, mi raccomando, ed usciamo così. E dai, mettimi a fuoco per favore. Ok, stiamo uscendo dalla prima 15. E che cosa facciamo? Mi raccomando di tirare bene. Mettiamo sul lago una 11, un mezzo cristallo 2x1 ed una 11. E che cosa facciamo? Entriamo nella 15-0, questa qua, solo nella prima, mi raccomando. Ed usciamo. E vedete che il mezzo cristallo si va a sistemare in questa maniera qua. Adesso stiamo uscendo dalla 15-0, questa qua, rientriamo in quella accanto in questa maniera qua. Praticamente è un'entra dalla prima ed esce dalla seconda, entra dalla prima ed esce dalla seconda, e facciamo di nuovo la stessa cosa. Quindi una 11, un cristallo 2x1 e una 11, e di nuovo entriamo da questa qua, dalla prima, ed usciamo dalla seconda, e questo lo facciamo per tutto il giro. Ok, non è molto difficile. Eccoci qua, io ho finito il giro. Come vedete, nell'ultimo giro il mezzo cristallo si va a sistemare proprio al centro delle due perline, sempre dei mezzi cristalli. Adesso stiamo uscendo da questa qua ed passiamo in quella accanto, nella 11, nel mezzo cristallo, nella 11, in questa maniera qua, ed usciamo e andiamo a mettere sul lago sempre una 11, un mezzo cristallo 2x3 ed una 11, ed entriamo nella Miyuki, nel mezzo cristallo e nella Miyuki, ed usciamo. Ecco, di nuovo una 11, un mezzo cristallo 2x3 e una 11, e rientriamo nella 11-0, nel mezzo cristallo, ed usciamo dalla 11-0. E questo dobbiamo farlo per tutto il giro, e ci vediamo a fine giro. Allora, stiamo uscendo dalla 11 e andiamo a mettere sul lago una 11 e 3-15. Poi andiamo a mettere il mezzo cristallo 3x2 e il mezzo cristallo, quello più piccolino, 2x1. La perla da 8, vi faccio vedere la sequenza, e 2x15. Allora, questa qua è la sequenza da mettere sul lago. Quindi abbiamo una 11, 3, 15, un mezzo cristallo 3x2, mezzo cristallo 2x1, una perla da 8 e 2x15. Che cosa facciamo? Andiamo a portare tutto alla base del filo, prendiamo i modulini già che sono attaccati ed entriamo nel mezzo cristallo, questo qua della punta, in questa maniera qua li andiamo ad unire. Ora di nuovo da questa parte mettiamo altre 2 15 0, in questa maniera qua, ed entriamo di nuovo nella perla da 8 mm, usciamo ed entriamo sia nel mezzo cristallo 2x1 che nel mezzo cristallo 3x2, ed usciamo. Ecco, in questa maniera ci siamo agganciati al modulino accanto. Adesso di nuovo, che cosa dobbiamo mettere? 3 15 0 e 1 11, e che facciamo? Se noi stiamo entrando da questa parte, adesso entriamo dalla parte opposta, quindi da questa parte del mezzo cristallo 2x1. Vediamo se riesco. Già ragazzi, ho dovuto mettere pausa perché si è spezzato il primo ago, e questo diciamo che è il secondo che ho preso. Quindi entriamo in questo
cerchiamo sempre di uscire sempre dal mezzo cristallo, perché voglio ripassare di nuovo nel cappiolino che abbiamo fatto adesso, perché mi aiuto con qualche cosa, perché dobbiamo andare a rinforzare. Speriamo che non si rompa neanche questo. Allora, ecco qua, vedete? E abbiamo unito il modulino con questo qua, con l'altro. Adesso io ripasso in tutto il rinforzo e ci vediamo adesso qua per fare il cappiolino uguale a questo, per poi attaccarci la chiusura. Allora, eccoci qua. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa da questa parte per formare di nuovo il cappiolino dove mettere la chiusura. Quindi mi giro il lavoro per comodità e andiamo a mettere 1,110, 3,15, il mezzo cristallo 3x2, il mezzo cristallo 2x1 e la perla da 8. Adesso invece di 4,150 qua ne andiamo a mettere 6, perché è la parte finale, quindi deve essere un pochino più larga. 4, 5 e 6. Vi faccio vedere adesso la sequenza. Ok, ragazzi, la sequenza è questa qua. Quindi di nuovo rientriamo nella perla e nei due mezzi cristalli, diciamo. E adesso di nuovo rimettiamo 3,15 e 1,11 ed entriamo dalla parte opposta da dove stiamo uscendo, del mezzo cristallo, quindi da questa parte. Abbiamo formato il cappiolino. Allora, adesso vado a ripassare di nuovo dentro, così me lo vado a rinforzare. Allora, come potete vedere, io elementi per il bracciale ne ho fatti 4. Però in base alle vostre esigenze, in base alla larghezza del polso vostro, di chi lo realizzate, ne potete anche realizzare 5. Per me va bene 4. E va anche in base alla chiusura che voi andate a mettere, perché se è una chiusura piccolina ne potete realizzare 5, se è una chiusura più grande ne andate a realizzare 4. Ok. Allora, adesso ve lo faccio vedere ultimato. Eccolo qua. Vedete? Con 4 elementi. Eccolo. Adesso me lo vado a rinforzare e poi ci vediamo subito per mettere la chiusura. Ok, eccoci qua. Adesso andiamo a mettere la chiusura. Già mi sono sistemato gli anellini. Penso che sia molto carino come bracciale, che ne dite? Fatemi sapere la vostra. E anche queste gocce sono veramente belle. Andate a dare un'occhiata al sito della BB Craft, perché ci sono veramente delle cose molto molto carine. Dei bei materiali veramente. Ok, eccolo qua. Finito. Con la chiusura, abbiamo messo una chiusura a T, faccio vedere come sta sul braccio, è veramente molto molto elegante, vedete? E la chiusura. Ok, spero che vi piaccia. E questi sono gli orecchini, come già vi avevo fatto vedere. Anche questi molto carini, e l'anellino. Questo è la Parure Lady in collaborazione con la BB Craft. Ok, ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le varie notifiche e mettete un bel like se il video vi è piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata a tutte. Ciao ciao.